Ciao a tutti! Oggi nuovo video Ask, quindi risponderemo a tutte le vostre domande di coppia che mi avete lasciato sull'altro social. Tra l'altro devo dire delle domande molto molto interessanti. Matteo, non gli ho ancora spoilerato nulla, ma vedrai che sono domande molto belle, soprattutto perché sono tutte cose a cui non abbiamo mai risposto. Sì, sì. Ottimo. Che poi in realtà questo è il tuo secondo video Ask, perché sì, nell'altro eri stato dietro le quinte. Il primo davanti alla videocamera. Sì, è il primo con la videocamera. Quindi, visto che oggi ci sei, lascio a te le domande, o almeno una parte delle domande, e puoi iniziare a leggere la prima. Allora, la prima domanda è: una coccola che ti concedi quando sei giù? Devo iniziare a rispondere io? Sì, io ho fatto la domanda, tu rispondi. Ma cioè, in realtà sono giù spesso, quindi non troppe coccole, sennò... Però sì, sicuramente mangiare un dolcino, un pane cioccolato o anche solo andare a camminare. Però sì, forse più mangiare un dolcino. Ma te lo conferma. Quanto sul primo. Però mi tira un po' più su di morale. Sì, diciamo che però ne mangio spesso di dolcini, quindi... Sei tante volte giù di morale, possiamo dire così. Ecco, è una scusa forse. E adesso tocca a te però. Io sono giù di morale molte poche volte. Rarissimamente, lui è molto positivo. È proprio una persona che tende a vedere il bicchiere mezzo pieno, vede il buono in tutte le cose, quindi a volte troppo anche, sì, fin troppo. Quindi rari momenti in cui mi sento giù, forse giocare un videogioco particolare rilassa completamente, quindi mi distrae, ecco, mi tira un po' su. Sai che anch'io avrei risposto quello se mi avessero chiesto di te cosa fai per tirarti su di morale, cioè ti conosco proprio. Anche la mia risposta era quella. Sì, era abbastanza facile questa. Possiamo passare alla seconda domanda. Adesso vado io. Cibo preferito in assoluto da entrambi, però io ne ho uno che secondo me è quello preferito di entrambi. Anch'io, vogliamo dire al tre insieme? Sì. No, 3, 2, 1. Ok. 3, 2, 1, pizza. Ok. Sì, era facile la questa. Pizza proprio in realtà per me con le patatine. Adesso Matteo può svelarvi che pizza ordina di solito, perché ve l'avevamo detto in un vlog, mi pare. Allora, io prendo una pizza con una base di panna e prosciutto, poi ci aggiungo salsiccia, würste e pancetta, cioè per tenersi leggeri in sostanza. È buonissima, ve la consiglio assolutamente, soprattutto se avete una digestione facile, perché io non ho mai neanche tentato di assaggiare una fetta. Ti perdi un sacco. Sì. Invece la mia preferita è o salame piccante, olive nere o patatine fritte. Assolutamente. Cioè, quella proprio pizza e patatine fritte è la vita, secondo io me. Io quella la trovo tanto pesante, invece. Vedi, io di più la tua, infatti non riesco a mangiarla. Io non riesco. Anche se ogni tanto le rubo una fetta, devo togliere un po' di patatine, perché sennò mi è troppo pesante, non riesco. E invece io più ce n'è, meglio è. Terza domanda, tra l'altro vorrei farvi notare come sono poco prolissa quando c'è Matteo, cioè... Di solito per rispondere a due domande avrei impiegato almeno 20 minuti di video, quindi stiamo andando bene. Per il momento. Per il momento. Vediamo poi con le prossime. Siamo alla terza, che è solo per te. Ok. Come si sente Matteo ad essere venuto a vivere a casa tua? Devo dire che in realtà mi sono trovato benissimo, mi sono integrato subito, perché Chiara è una persona fantastica che mi ha accolto. Che carino. A braccia aperte, ha detto questa è come se fosse casa tua da subito. Ci siamo trovati, come abbiamo detto più volte, subito in molto sintonia. Molto bene, integrarci, quindi, nella routine, sì. Erano simili, quindi non è che ci volesse, però erano routine simili, abitudini simili. Quindi l'ho vissuta molto bene, non è stato niente di... Ma devo dire che male. Questa cosa è stranissima da raccontare, anche perché io comunque abito da sola da tantissimo tempo e era un periodo lungo che vivevo da sola. Però nonostante quello, Matteo davvero, cioè non so mai come spiegarlo, ma si è proprio integrato perfettamente con tutta la casa, con tutta la routine. Come se fosse sempre stato qui. Sì, sì, io non mi riesco ad immaginare come era prima, perché davvero, cioè, è strano. Beh, ma tu non c'eri prima. Vabbè, però... ma no, qui prima. Ovviamente. Ok. Prima di venire qua. Di nuovo una domanda per Matteo. Vabbè, ma quante ne avrai risposte tu nel tempo? Sì, ho risposto a tante domande, in effetti. Almeno all'inizio ti ha frenato la differenza di età? Assolutamente no. E anche qui sapevo già cosa avresti risposto. Questo perché non l'ho notata, non si vedeva. Perché Chiara è una persona molto dinamica, molto giovanile, quindi non si vedeva. Giovanile te lo bocceranno tutti, ma vai.
Però è vero, nell'atteggiamento di come ti sei posta, quindi... In realtà è il modo carino per dirmi quello che di solito mi dicono, che è immatura, però in realtà secondo me... Vabbè, è servito anche quello, sì. Quindi non ho sentito questa differenza di età, di conseguenza non avrebbe potuto fermarmi. In realtà secondo me quella a cui doveva fermare di più eri tu. Sì, forse è una cosa che poteva eventualmente, tra virgolette, anche magari per differenza non di stile di vita ma di background. Assolutamente, di tu esperienza. Comunque facevi ancora l'università all'epoca, io lavoravo già all'università, l'avevo finita da tempo. Però in realtà è una cosa che, cioè, ci siamo integrati e secondo me voluti bene proprio da subito che... Che non si è sentito un freno da parte nostra, quindi abbiamo detto godiamoci, cioè non ci siamo neanche soffermati a pensare, ha detto godiamoci il momento e da lì si è voluto tutto portarci, sì, non... a portarci a... E un'altra cosa che avevo letto e non mi sono segnata, sì, mi sa, era proprio una domanda relativa a come vivi, cioè cosa ne pensi o ti dà fastidio che le altre persone magari parlino male o pensino male per la vostra differenza di età, quindi sparlino tra virgolette. Allora, un po' di fastidio sì, generalmente tendo a non pensarci perché non è una cosa che mi tocca direttamente, la mia vita me la vivo io con te e con i gatti, quindi non ho bisogno del giudizio degli altri, però non vedo il senso neanche di giudicare una cosa che a te non va. Perché? No, ma poi non, ecco, è una roba che io non sono mai riuscita a immedesimarmi. Nel senso, non è che ci dà fastidio, a parte che non l'abbiamo praticamente mai sentito dire, però non è che ci dà fastidio sentirlo dire o che qualcuno lo sottolinei, proprio non riusciamo a capire cosa ci sia di strano. Cosa ti porta a dirlo, no, ecco. No, non lo cioè, so. Non sei tu, è la nostra vita e quindi... Perché devi giudicarla? Però sì, più che un senso di fastidio è più un non capire da dove deriva. Cioè, io non mi riesco a soffermare su queste cose. Non riesco a capire, sinceramente. Non è una cosa che ci appartiene, di conseguenza... Boh, è proprio il fatto sì, esatto, il non capire. Sì. Prossima domanda. Così ne legge qualcuno anche lui. Vabbè, ma questa per te è facile. Cani o gatti? Vabbè, ma in realtà tutti e due... Solo che per motivi logistici e anche di impegni, gatti, poi vabbè, tu? Sono sempre stato team cani. Ok. E non ho mai voluto un gatto, ho sempre voluto un cane. Però dopo che ho conosciuto i moitini, ovviamente sono diventati, dopo Chiara, la cosa più importante che ho nella mia vita e non me ne separerei mai, assolutamente. E ho rivalutato anche il gatto. Ma sai cos'è? Secondo me avevi avuto poca esperienza diretta di... Non ho mai avuto. Esatto. Ho avuto dei pesci, quindi non ho mai avuto un animale domestico. Di conseguenza, nell'immaginario, il cane è più affettuoso, è più giocherellone. Questa è una cosa, sì, che ho sentito dire spesso, poi però quando si fa un'esperienza con i gatti cambia molto. Poi ho avuto solo loro tre, quindi di conseguenza io conosco solo loro, ma loro sono molto affettuosi, con molto cerchi. Poi è una cosa incredibile, cioè Matteo a volte io penso che non riesca più a respirare, tanti gatti ha intorno. Vivo l'esperienza di Tiffany con la sì, mia sopra, praticamente io la vivo in prima persona, sì, più cioè, di volte. Lo adorano e l'hanno amato da subito, non so se era sì, una domanda, ma quello è vero, l'hanno amato da subito e loro sono molto molto selettivi e sentono tantissimo le energie, secondo me, delle persone e quindi le selezionano. Matteo è stato subito promosso. Soprattutto mi ha fatto strano Moikin, perché poi nel tempo, conoscendolo meglio, ho visto che appena arriva una persona in casa che magari anche ha già visto, tende a fuggire per poi lui riuscire è un po' subito dopo. Timoroso di tutto. Esatto, nel dubbio lui prima si rifugia e poi esce. Poi spunta col musino dalla botola e guarda e poi vabbè, decide. Vabbè, sì. E invece con me no, non è... Con Matteo subito non l'ha fatto, assolutamente non ha mai avuto, anzi è venuto subito a strusciarsi sì, e fare... Perché Tiffany non possiamo prendere no, in considerazione. No, Tiffany è proprio un gatto che veramente va d'accordo con tutti. Moiki e Nio sono quelli più paurosi e più selettivi. Secondo sì, me. Esatto. Questa domanda è molto particolare e non ho mai risposto neanche io, quindi la leggo io. Okay. Come gestite gli argomenti tabù se ne avete? Secondo domanda me abbiamo, particolare? Secondo no, me non abbiamo argomenti tabù, noi parliamo di tutto. E questa è anche stata una cosa che mi ha aiutato a integrarmi sia nella casa che nella vita. Sì, io non... con Chiara. C'è da dire che non ho preconcetti, questa è una roba su praticamente nessun argomento che mi venga in mente, quindi non ho problemi a parlarne, secondo me, e con te mi trovo io men che meno, no, proprio sono tranquillissima e trasparente, io dico qualsiasi cosa. Ecco, lui a volte, secondo me, potrebbe filtrare di più quello che dice e questa è una cosa che gli dico da tempo, io su questo sono molto più attenta, cerco sempre di scegliere le parole giuste per far capire all'altra persona quello che penso senza però sminuirla o ho sempre
sempre paura di sbagliare e di essere troppo. Matteo, io tendo a volte, prima dico, poi penso e rifletto su quello che ho detto e riformulo. Ma perché non ti conoscono, ma ti conosceranno, eh? Quindi se ogni tanto li sentirete dire cose magari un po' non strane, però magari un po' dirette, un po' tanto dirette, vedrete che su quello siamo molto diversi. Sì, assolutamente, io ho sempre preferito essere sincero, diretto e dire le cose come stanno, magari essere un po' brusco e un po' rude, ma almeno esprimere il concetto, dai, pochettino, su. Dipende dalle cose, insomma. Dipende dalle situazioni. Però tra di noi ci diciamo veramente anche le cose più strane, diciamo, cioè ci diciamo tutto. Sì. A questa domanda io ho già risposto, però sarà interessante sentire la tua risposta. Da bambini cosa volevate fare da adulti? Perché di me lo sanno. Sto scoppiando a ridere perché so anch'io cosa volevi fare tu. Io non me lo ricordo di te, non so se ne abbiamo mai parlato. Noi parliamo di tutto, non so se ne abbiamo mai parlato. Beh, non ci sono argomenti che evitiamo, era la domanda. Io cosa sognavo di fare da bambino? In realtà credo il camionista. Questo mi ha portato anche la voglia di guidare dopo. Io adoravo il concetto di far manovra con i camion giocattolo. E tuttora lui quando vede magari tira anche quelli con rimorchio, fare le varie manovre, entrare, lui è contentissimo, proprio. Cioè dice guarda che io così non mi ero neanche accorta che stesse facendo manovra, però. Io vorrei prendere la patente dei camion per averla, perché voglio imparare a fare quelle manovre. Però mi piacerebbe farlo quello. Perché no? È una cosa che puoi metterti negli obiettivi 2024. Assolutamente. Insieme al mio di prendere l'aereo che trasciniamo da almeno 10 anni. Per fare la hostess. Per fare la hostess, perché diciamo che il mio sogno era quello di fare la hostess di volo. Cioè non so cosa avessi capito in tutto questo, se no l'altra alternativa era fare il vigile urbano, la vigilessa io volevo fare. Quello ti ci vedo bene. Vero, sì, vai di là, vai di qua, come quando dico a lui, gira di là. Gira di là dove? Perché io non so dire destra e sinistra. Ci sono delle indicazioni precise all'uscita della rotonda, la prima, la seconda, la terza. No, di là e di qua. Io di là e di qua. E infatti lui a volte, perché si rende conto che a volte non è che mi confondo destra e sinistra, quando sono in strada. E allora lui mi dice a destra, io vado in là, all'altra destra. Allora capisco di andare. Questo metodo è fantastico. Poi quando non capisco, perché lei indica, no, con le dita e con le mani, si arrabbia lei e dice devi guardare dove indico. Ma se sto guidando non posso guardare le tue mani. Sì, su quello. Come siamo arrivati? Ah, per la vigilessa. Ok, sì. Forse non era il mio lavoro neanche quello, no. Pensandoci. La prossima puoi leggerla tu, che okay. È per tutti e due, anzi è più per me, secondo me. Che tipo di sport pratichi e Matteo si allena con te? Allora, io nella maggior parte dei casi vado a camminare e questo ormai, poverini, anche di questo vi ho fatto una testa così tra vlog, storie, eccetera. Perché a me piace tantissimo stare all'aria aperta, non mi piace per niente, per dire, l'ambiente chiuso della palestra, si esatto. Potrà dire? Sì, sì, penso di sì. Ma a me è un ambiente che non piace, ho avuto brutte esperienze, quindi diciamo che ho questo retaggio che non mi fa amare questi posti. E se no, di solito mi alleno anche in casa. Ultimamente sto facendo parecchio Pilates. Allora, io allenarsi con lei quando va a camminare, sì, molto volentieri. Anche perché tu sei più bravo, cioè lui corre anche in montagna, quindi... In montagna però, ecco, sì. La cosa assurda è che io ho sempre fatto fatica a correre in piano. Perché infatti fai fatica a starmi dietro quando camminiamo. Assolutamente, non l'ho mai trovato stimolante, sempre noioso. Mentre andando in montagna, soprattutto in salita, io corro senza alcun tipo di problema. Sì. Ed è una cosa stranissima perché faccio fatica in piano ma in salita vado, quindi... Infatti io non capisco perché proprio non mi sta dietro, che è una cosa che sembrerà stranissima anche perché ho le gambe corte, le tue... No. Sono... Ah, vogliamo dire la differenza di altezza? Io l'ho scritta un po' nei commenti, però io sono alta 1,57, forse 58, ma... Non si sa, e Matteo è al contrario, quindi 1,85 circa. Sì, all'incirca, sì, quindi sono poco meno di 30 centimetri. Sì, quindi è per quello che nei vlog non si vede se sta filmando lui e se filmo io si vede il suo petto, perché non è impossibile. Però ti ho interrotto, stavi dicendo che ti alleni con me all'aperto. Sì, vengo con te volentieri quando vai all'aperto, mentre quando stai in casa a fare Pilates o yoga... No, non è per me quello, e io vado volentieri in montagna, come dicevo sì, prima. Sì, perché a me piacciono le cose più dinamiche. A me
Anche a me, sinceramente, però dopo che ho avuto il problema alla tiroide, sì, che non potevo più per i battiti, ho iniziato a fare cose più statiche. Non ce la faccio, io se devo fare movimento, devo muovermi, a volte prendo la bici e vado e faccio dei giri. Poi il vantaggio di vivere in montagna, ci sono tanti sentieri diversi, quindi posso cambiare ogni giorno percorso. E sì, poi qui intorno ne abbiamo di proprio belli. Sì, anche belli difficili. Questa primavera dobbiamo ricordarci nei vlog di portarli, perché io portavo sempre in ciclabile, ma quelli che fai tu sono più belli, quindi ricordiamoci. Certo, volentieri. Stiamo andando molto veloci, io ne avevo selezionate tante, ma secondo me riusciamo a farle tutte, sarà tipo una cosa incredibile. Siete gelosi retroattivi, quindi delle storie precedenti? Io è una cosa che ormai la sanno tutti, la risposta assolutamente no. Non lo sono mai stata, non sono particolarmente gelosa, quindi né delle storie precedenti né in generale. Io no, assolutamente. Tra i due è quello più geloso, ma è una roba veramente perché bisogna andare a cercare i dettagli, cioè anche su questo siamo molto... Sì, assolutamente, non è una gelosia eccessiva. Però no, gelosia delle relazioni precedenti no, sinceramente, non... No, è una roba che non mi è... perché. Anch'io, è una roba che non mi è mai appartenuta. Sarà anche che io, tipo, se chiudo qualcosa, per me è chiusa poi. Non riesco a tornare sui miei passi, quindi... Dall'altra parte, cioè, è come se pensassi che l'altra persona è uguale a me, quindi non tornerebbe sui suoi passi. Non riesco a spiegarla sta cosa. No, io anche la penso come te, nel senso, se una cosa è finita. C'è stato un motivo per cui è finita, di conseguenza non vedo senso di essere... Sì, anche lui non è una persona che torna sui suoi passi. Te sei molto categorico. Io molto categorico e... A volte ci rifletto anche poco sui miei passi, di conseguenza io vado sempre dritto, sempre avanti, tanto è sempre il giorno dopo che si vive, non quello di ieri. E su questo siamo diversi, perché sapete che io sto lì a pensarci anni, non voglio dire giorni né mesi, ma anni. Questo si nota tanto nelle piccolezze, adesso invece che in grandi problemi. Per esempio, si rovina qualcosa, si rompe una luce o succede qualcosa, io penso solo a come sistemare quel problema e lei pensa come è potuto accadere. Sì, ma non è importante in quel momento. Però ci sto lavorando, sono migliorata. Assolutamente. Prossima domanda è: la vostra abitudine preferita insieme? Ce ne sono tante qui, preparatevi perché siamo stati concisi fino adesso, ma qui ne abbiamo un elenco, io non so neanche da dove iniziare. Credo che sia scelta personale, ce ne perché tra serie TV, giochi, uscite, gite. Facciamo picnic spessissimo, camminiamo, sì, abbiamo i nostri riti per prendere la pizza. Assolutamente, cioè... le nostre abitudini. Allora, per me la nostra abitudine preferita, che è anche un po' quella che mi piace meno e un po' mi pento di averti insegnato, è giocare a carte. Perché all'inizio era bellissimo, poi quando ho imparato bene, e lei è troppo fortunata, io non ho vinto mai. Ma non sono fortunata, sono semplicemente molto brava e Matteo viene jolly tutte le volte stracciato, soprattutto a burraco, cioè dobbiamo una volta in un vlog fare una partita alla veloce e far vedere quanto riesco a essere più brava. Allora, per chi non conosce a burraco ci sono 12 jolly, lei mediamente ne ha 10 e io forse uno. E io le dico sempre, fortunata al gioco, sfortunata in amore. D'accordo. Matteo dice che non è vero. Però sì, quella è un'abitudine che piace anche a me, spesso insomma quando abbiamo tempo libero, certo, nel weekend e così, cioè non vedo l'ora di giocare perché io un po' sono abbastanza adesso forte. Ma poi sì, anche i nostri picnic, le serate in cui stiamo in giardino, sì, soprattutto d'estate a parlare quando si riesce. Perché... No, ma certo, ce n'è tante, sì, ma quella, essendo che te l'ho insegnato, è quel vero gioco, è quella un po' la mia preferita. È vero. La tua invece, fra tutte, quale sceglieresti? Forse i picnic, perché anche come primo appuntamento più o meno abbiamo fatto un picnic, sì, e quindi... A me piace, cioè è la prima volta. Poi in realtà a me piace in generale il fatto che ovunque andiamo, se c'è lui io mi sento a casa, quindi è una cosa che mi fa rendere molto più piacevoli tutte le cose che faccio, quindi stessa cosa, assolutamente, sì. Viverle con lei è tutta un'altra cosa. Prossima domanda: come hanno accolto Matteo i moitini? Era già amante dei gattoni, direi che... Che qui abbiamo già spoilerato la risposta prima. E siamo purtroppo arrivati all'ultima domanda. A me sembra che questo video sia durato pochissimo. Io di solito negli ask sto qui le ore, cioè con te è tutto diverso perché cerco anch'io di essere più precisa e concisa. Però questa domanda l'ho tenuta per ultima perché a me è piaciuta particolarmente, cioè sono curioso. Sì, è una domanda per te. Ah, ok. O meglio, non è per te, in generale per tutti e due, rileggendola adesso. Comunque, pensate che il lavoro dica chi siamo o siamo persone splendide anche se magari non abbiamo un lavoro?
Io voto per la seconda, assolutamente, cioè. Ma assolutamente, un lavoro non identifica una persona. Questa è una domanda molto bella e molto profonda. Qualsiasi esso sia il lavoro, non identifica la persona, perché Assolutamente. non c'entra. Non molte volte le persone fanno un lavoro che è la loro passione, che li identifica. Bravo, è vero, più Anzi, che altro all'altezza di quelle che sono le loro capacità, quindi. assolutamente, anche quello, E e tante altre quindi. volte io vedo persone che secondo me potrebbero fare altro, invece, magari, ecco, insomma, Sono in determinati ecco, posti. esatto, senza scendere nei dettagli, quindi assolutamente no, per me no. Assolutamente, ma neanche avere o non avere un lavoro identifica chi siamo, perché non è una scelta, No. non è molte volte o molte volte sì, quindi non è, il lavoro è completamente distaccato dalla personalità di E questa chiunque. cosa secondo me è verissima, cioè l'ho proprio sperimentata tantissime volte nella mia vita, quindi io sono fortemente convinta di È questo. vero il contrario, però il lavoro può influenzare chi siamo. Quello sì, purtroppo quello dipende da tantissimi Però, fattori, però certo, però. sì. E a proposito del lavoro, in realtà non l'ho segnata, però avevo trovato, forse non questa volta, ma prima, e non te l'ho mai fatto, una domanda che era per entrambi in realtà, che diceva appunto se il fatto di non avere più il nostro lavoro, quindi io il mio e tu il tuo, in qualche modo potrebbe influenzare negativamente la nostra storia, ma Ok. io Non credo di credo. no, perché cioè. Sinceramente non A credo. meno che magari appunto porti a un momento di sconforto, magari anche di mie problematiche, non lo so, sai che io vivo tutto molto. Assolutamente, ma allora sicuramente secondo me nel caso in cui lo perdessi io o non lo avessi più non sarebbe un grosso problema, cercherei di andare avanti. Io me ne farei proprio una roba, cioè io non ne uscirei perché mi impegno talmente, cioè tu sei molto più versatile. Io poi mi fisso, ho tutti i miei schemi, quindi mi capitasse probabilmente vivrei un momento molto Anche lì difficile, io ma personale. dipende anche dalla casualità delle situazioni, perché se il periodo in cui non trovi un altro lavoro magari dura poco, non sarebbe nessun problema. Se Beh, dura io potrei crearmi però se problemi. dura abbastanza che Sì. tu tieni tutto dentro e poi arrivi alla fine, ecco, lì la situazione potrebbe un attimo. Però diciamo che Matteo, nonostante io non sia stata bene, nonostante abbia avuto tanti problemi, soprattutto all'inizio dell'anno, poi ci soffermeremo in altri momenti, però lui appunto è sempre stato al mio fianco e anzi, cioè lui mi permette di stare meglio perché appunto mi sento libera di spiegargli quello che provo, quello che penso, anche se è incomprensibile a mio parere o anche se mi rendo conto che non vivendolo anche lui non può effettivamente capire al 100%, però lui mi mette a mio agio e riesco a parlargliene, questa è una cosa E non bella. penso neanche di fare qualcosa di Lo so, ma eccezionale. invece lo è, fidati perché, fidati. Si può dire lo stesso di te comunque. Ma a me non sembra di fare niente di Invece speciale. lo fai, Boh, lo magari non sei. abbiamo la percezione, non lo so. Assolutamente. Comunque, stavo ricontrollando e abbiamo risposto a tutte le domande che avevo segnate. È una roba che non è mai Ah, successa. sì? Sì, non è Ah, mai ok. successa. Cioè, siamo Nuovo stati veramente record. concisi. Bravi, bravi, bravi. Ovviamente, però, sicuramente ci saranno altre domande, altre cose che nel tempo emergeranno. O comunque altre curiosità e altre cose che volete sapere su di noi come coppia o anche sui singoli, anche se di me ormai hanno sentito di tutto, ma c'è sempre qualcosa che non ho raccontato, a mio parere. Assolutamente. Quindi, ovviamente, in quel caso fateci sapere nei commenti qui sotto quali sono le altre domande a cui vorreste che rispondessimo, magari in un mukbang o in un altro video ask. Adesso valutiamo. E quindi, insomma, aspettiamo di sapere tutto da voi nei commenti Qui qui sotto. sotto, Non è già il saluto, certo. però facciamo il saluto visto che ci sei arrivato. Smettiamo Smettiamo di adesso di parlare. parlare, adesso Smettiamo smettiamo immediatamente di immediatamente di parlare. parlare. Vi mandiamo un grosso bacio e E ci vediamo al prossimo video. ciao! Ciao!